la nuova bevanda Made in Italy, inclusione finanziaria al femminile e ancora la nuova funzione di YouTube. Questa è Global Newsroom, l'informazione quotidiana di Pop Economy. Secondo uno studio di mercato condotto da businessfood.com, il mercato globale delle bevande analcoliche crescerà dell'8,2% fino al 2027 e tra queste stanno trovando sempre più spazio le energy drink. Una startup italiana originaria di Biella ha però creato un nuovo tipo di bevanda, il mental drink. Sentiamo da dove nasce l'idea con Andrea Campagnolo, founder di Natural Boom. L'idea è nata da un'esigenza personale. Praticamente io da 20 anni vado a surfare in Liguria e spesso mi capita di andare a surfare al mattino presto, quindi mi preparavo la mia tisana fatta di tè verde, limone e zenzero e ho iniziato a integrare questa mia bevanda con dei nootropi. I nootropi sono sostanze che fanno bene alla mente e un giorno proprio in mare a Varazze mi è venuta l'idea di creare un mental drink. Perché? Perché sul mercato ci sono tante bevande che non soddisfano l'esigenza, a parer mio, di uno sportivo o di una persona che vuole crescere a livello mentale e quindi ho lavorato una ricetta 100% naturale che aiutasse a migliorare la concentrazione. La pandemia ci ha dato il tempo per prenderci cura di noi stessi. Tutti o quasi ci siamo riscoperti sportivi e salutari. Io credo che ogni momento negativo sia un'opportunità per emergere. Quindi anche questo momento di pandemia ha aiutato a riscoprire il contatto con la natura, ha fatto riscoprire che dentro ad ognuno di noi c'è anche uno sportivo, quindi che si può lavorare, si può fare sport, si può avere delle passioni, tutto questo in un'unica giornata. Ed è un po' quello che io voglio promuovere. Un mental drink nasce perché tu puoi essere un lavoratore, ma devi sempre trovare uno spazio durante la tua giornata per accrescere la tua cultura, la tua mente, e lo sport tante volte serve a formare anche a livello mentale una persona. Quindi io credo molto in questo. Bevande energetiche hanno fatto il trend per 30 anni. Va bene gli sport drink, va bene gli energy drink, hanno creato il loro trend e la loro filosofia. Io penso che ci sia una grande breccia nel mercato in questo momento per un prodotto del genere, perché appunto ha reali basi naturali e allo stesso momento è un prodotto che promette benessere mentale. E soprattutto dopo una pandemia e in un'epoca dove arriva questa grande ondata di consapevolezza, secondo me, non voglio far numeri perché sono potenzialmente enormi, ma bisogna con etica inserirsi nelle abitudini e nella quotidianità di ogni essere umano. Ma quanto è difficile fare startup in Italia? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Il concetto di inclusione passa anche per la finanza. La startup nigeriana Harvest si propone di aiutare le donne africane meno abbienti, colmando il gap finanziario di genere da 42 miliardi di dollari presente in Nigeria. Nata ad agosto 2020, l'azienda si descrive come una società fintech inclusiva. In parole semplici, Harvest aiuta le 4.000 donne iscritte alla sua piattaforma a investire proficuamente il proprio denaro e fornisce loro basi di educazione finanziaria. All'inizio di quest'anno, la startup ha raccolto un giro di fondi da $100.000 per ampliare il proprio team e diffondere la sua azione anche negli altri paesi africani. Thank you.
da YouTube a MP4. Quante volte abbiamo cercato siti che consentissero questa operazione, spesso sbagliando molte volte prima di trovare l'operazione desiderata. Tutto questo potrebbe essere solo un lontano ricordo. La piattaforma ha testato una nuova funzione per gli abbonati premium che potrebbe rendere tutto più semplice. Gli abbonati con accesso alle ultime versioni dei browser Chrome, Edge o Opera potranno cliccare sul pulsante Download durante la visione di un video oppure fare clic sul menu a tre punti durante la navigazione. Il video non verrà archiviato sul disco rigido, ma l'utente, accedendo al sito di YouTube, potrà poi vederlo anche offline.